opere di Paolo De Matteis e di Luca Giordano in esposizione presso Palazzo Comunale di Vallo della Lucania. La quarta edizione dell'evento 100 pitture e scultori per il Cilento definisce così un forte momento culturale per il territorio. L'arrivo di questo grande quadro di Paolo De Matteis, grande per dimensioni e grande per qualità, significa un ritorno di Paolo De Matteis nel Cilento e significa un abbraccio da parte del Cilento a un suo figlio che gli ha dato onore, perché Paolo De Matteis era famosissimo a fine 600 e inizi di 700 presso tutte le corti europee, da quella pontificia a quella francese, a quella britannica, a quella tedesca, a quella austriaca. Paolo De Matteis era considerato uno dei pittori di maggior grido, allievo di Luca Giordano. Secondo Vittorio Sgarbi superò il maestro, che tuttavia, non dimentichiamolo, nelle quotazioni a livello di pittura italiana occupa i primissimi posti subito dopo il Caravaggio. Di fronte abbiamo al quadro di carattere mitologico di De Matteis, abbiamo una piccola, un rametto, come si dice in gergo, cioè una pittura sul rame che definisce diciamo una pittura religiosa, quindi sacro e profano, mitologico e religioso, che sono i due temi poi portanti del barocco. È un piccolo quadro di Luca Giordano, che fu, come ripeto, il grande maestro di Paolo De Matteis. Abbiamo messo a raffronto un soggetto mitologico, che è la sfida di Apollo e il satiro Marsia, con un soggetto sacro giordanesco, quindi soggetto sacro Luca Giordano, soggetto mitologico Paolo De Matteis. Sempre secondo il giudizio di Vittorio Sgarbi, dov'è che Paolo De Matteis raggiunge il massimo della sua creatività? Proprio nei soggetti mitologici, in quanto nei soggetti sacri era condizionato da chi gli dava l'incarico. E il Palazzo Comunale di Vallo è una pinacoteca a cielo aperto, possiamo dirlo. Grazie, perché questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Il municipio, il Palazzo di Città deve diventare il palazzo di rappresentanza dell'intera comunità di Vallo della Lucania, per cui da qui anche a questa esposizione di questa sera, che vuole dare un aspetto culturale e artistico anche a questo ambito. Ringrazio chi ha consentito che questo potesse avvenire, da Don Gianni Citro alla Banca del Cilento e Lucania Sud, e perché no al proprietario, che è l'avvocato Visone, che ci ha consentito di aver incomodato quest'opera. Un'opera che in verità in prospettiva vorremmo, insieme a una serie di enti anche privati, oltre che pubblici, acquisire a patrimonio di questa città, perché è un'opera di un artista del Cilento, di un artista che ha elaborato nella sua vita una serie di opere di grande pregio, per cui è giusto averla qui e ospitarla qui in quella che è la capitale del Cilento.